Va fatto qualcosa, una legge va fatta, sembrava che passasse dopo Eluana Englaro, quella tragedia, pensavamo tutti, insomma, che passasse una legge che però non può essere uno spot, una legge che deve vedere anche l'aiuto a tutte quelle famiglie, a tutte quelle persone che decidono invece di proseguire la loro vita, perché queste sono proprio decisioni personali e in quanto tali vanno entrambe aiutate al massimo, cioè pensiamo a tutte le famiglie che vengono lasciate sole, perché c'è anche tutto quel dramma parallelo di persone che comunque non hanno aiuti da parte dello Stato in situazioni difficilissime, come invece questi casi di persone che se decidono per loro No, libertà con a carico appunto personale, persone o malati terminali o persone con che drammi sono che passano in da una quello situazione medica ovviamente terribile, psicologico, il certo. dramma emotivo, a un dramma finanziario proprio, perché non riescono a stare dietro E ai questo loro tutti capito malati, che riguarda anche il welfare come, proprio di questo paese, no? sì, come tutta però la situazione in questo caso di una persona che se non ha i soldi o non ha qualcuno che gli dà i soldi, non può decidere liberamente di togliersi la vita, liberamente di dire io non ce la faccio più, che per me questa situazione va oltre anche la questione religiosa di ognuno di noi, deve andare oltre nel rispetto non solamente di quello che può essere una sensibilità singola, ora io non sono parlamentare, però dei parlamentari che andranno a votare, ma nella libertà collettiva di lasciare ai singoli individui poter scegliere se proseguire e dare tutti gli strumenti però necessari per avere una vita dignitosa al massimo per loro e i loro Certo, familiari, per loro e per i oppure di loro dire familiari, basta. non è un dettaglio da poco.